Ciao brava gente, loro sono Winter, questo testone nero e la Melita che già conoscete. E vi ricordatevi questo, il picchetto del Moon, un picchettum. Oggi volevo, come avevo anticipato nell'altro video, voglio provare a fare un po' di battoning con Victorinox Swiss Champ per fare una piccola torcia svedese da qua. Vediamo un po' come. Allora, innanzitutto bisogna... No, Winter, Winter, dammelo qua. Ah, questo è mio. Ragazzaccio. Allora, questo l'ho valutato in base alla lunghezza della lama. La prende tutta, anche qualcosina in più. Quindi magari comincio sul lato più corto, che è questo. Poi, questa è una tecnica che non ho mai sperimentato. Facciamo adesso per la prima volta. Questo bacchettino qua, che è quello che l'altra volta ho usato per pulire il foro mentre che lo facevo. No, Winter, questo è mio. È 10 giorni che è con me. Era un cane un po' scorbutico e poi a forza di coccole. Bene, cosa faccio? Winter, lasciami stare le cose. Passa di qua, dai. Dai, Winter, dai. Ah, oggi sei, eh? Allora, questo bacchettino qua, dalla parte più stretta, è non il doppio ma una volta e mezza la larghezza della lama. Quindi mi preparo un pezzettino. Dai, Winter, su, vieni qua, dai. Vabbè, non si vedrà il taglio, abbiate pazienza, ma... Ok, mi sono tagliato questo. Adesso gli faccio una leggerissima tampa con il punteruolo, quello che serve per bucare. Questa piccola tampa ospiterà la punta del picchetto in modo da fare un contenimento e preservarla un po'. Ecco, faccio due forellini vicini. E poi li unisco un po'. Ecco, ci siamo. Allora, cominciamo con il battoning. Quindi, pezzo qua, Winter. Ecco. Questo è un legno molto 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 duro, che è un pezzo che avevo messo lì a seccare in modo da averlo per costruire una tettoia. Difatti la lama non ne vuole proprio sapere di entrare, perché adesso ho provato a lasciare anche la parte iniziale che era larga, adesso vedrò di tenerla fuori e ovviamente la lama diventa più corta, però ormai il pezzo è quello lì, quello che ho scelto. Volevo che stesse dentro tutto. Eccoci qua. Vabbè, si è già aperto. Peccato. È un vero peccato. Niente, andiamo avanti con la costruzione della torcia svedese. Però a questo punto la cosa si fa più semplice. Evidentemente questo legno è molto duro, ma avendo le fibre molto dritte si apre volentieri. Forse, forse riusciamo a provare la tecnica, ragazzi. Dov'è il pezzettino che avevo preparato? Dove è finito?
Vabbè, dai, andiamo dritti qui. Sul punto di ruolo. Lo metto qui. In questo caso si aprirà un po' la punta perché può scappare di fianco. Però poi la rifaccio. Ah, no, eccolo qua. Eccolo qua che l'ho trovato. Bene. Allora adesso, sfruttando la guida, quella della lama, poi il punteruolo nella tampa che avevo fatto prima. Vedete, questo ha preservato la punta, si è praticamente aperto, però inizialmente l'ha contenuta e la mia punta ha patito poco e niente. Quindi vuol dire che questo picchetto, anche se lo uso per spaccare dopo con due colpetti, così giusto per togliere questo ricciolino di materiale, è ancora valido. Oh, che bello, sono riuscito a provare comunque la tecnica. È valida, andrebbe provata con un pezzo più lungo e lo faremo, però oggi ci dedichiamo alla torcia svedese. L'idea qual è? Allora, in questo caso qua è già presente un po' di camino, perché l'anima del legno, cioè questa era morta, sta pianta qua, quando l'ho tolta. Sono quelle piante, adesso mi sfugge il nome, ma crescono a cafas, si dice nel mio dialetto. Però comunque questo camino va aumentato. Quindi, diamoci da fare. Usiamo la sega per dare uno stop. Allora, una proporzione che va bene è un terzo o due terzi. Però ovvio che se, cioè, deve comunque avere un piede in modo che la brace rimane lì dentro. Quindi adesso faccio una tampa con la sega su tutti. Una volta magari facciamo un video di come costruire qualcosa di un po' più stabile per fare le pacioccate bushcraft in casa. Bene, è già sufficiente. Poi prendiamo più o meno la misura, tutte le cose la misura è sempre meglio prenderla sempre dallo stesso campione, così non te ne vai tanto a spasso, sennò magari se fossero più di 4 pezzi l'ultimo. Allora siamo qui e andiamo qua. Ok. Adesso con la sega abbiamo finito, andiamo a liberare un po' di spazio qua in modo da aumentare la dimensione del camino. L'intaglio della sega mi fa da stop, in modo che allargo sempre solo fino alla stessa altezza. Da una parte. E dall'altra. Non voglio togliere troppo perché di legno qua non ce n'è tanto, e in un prossimo video volevo usare questa torcia svedese qua per cucinare un po' di ciaciccia, così vi mostro la mia cucina portatile, che in realtà è già visibile in un altro video, però volevo usarla una volta con una torcia come questa. Quindi pezzo number one. Passiamo al 2. Di nuovo c'è lo stop,
grazie al taglio che ho fatto con la sega. E adesso valutiamo. Ho perso l'ordine, adesso mi tocca guardare la venatura. Bene, ce l'ho fatta ricomporla, adesso vedo di fare più attenzione. Allora, il camino non è molto largo, però siccome non ho intenzione di fare un foro per tipo la stufa razzo, ma voglio tenerla aperta inserendo delle cose, credo che può cominciare, perché come ho detto prima voglio lasciare più legno possibile perché ci voglio cucinare con questa. Allora facciamo una cosa, allargo solo più un po' dalla parte della bocca e adesso cercherò di fare un pochettino più di attenzione a non perdere il segno. Ora, io non so quanti di voi hanno l'abitudine di mettersi nello zaino, che ne so, anche solo 50 cm di un fil di ferro. Io ho di queste corde qua a casa, che sono, noi diciamo le corde di balotto, sarebbero, adesso ci sono le rotobal per il fieno, una volta invece c'erano quelle a forma di lingotto, quindi un parallelepipedo, e venivano legate con quelle robe lì. Quindi ne ho ancora a casa e la userò per fermare questa torcetta. Quindi ecco, adesso che la base è tenuta insieme, prendo dei dischettini e lo vado a spingere giù. Poi, nell'altro senso. Ecco, questo ha funzionato meglio.
A questo punto posso cominciare a riempirla. Alterno, poi questa corda brucia, però non voglio usarla come esca, vediamo la prossima volta come poter accendere. Ecco, siamo arrivati in cima con il riempimento. Questo fa nient'altro che da piede, poi man mano si brucia, va giù e niente. Adesso il fuoco lo accenderemo poi qua. Per il momento è finito. Sono contento, sono riuscito a provare un po' la tecnica che avevo in mente per riuscire a battere con questo. L'idea di dargli un contenimento ha funzionato, ha preservato abbastanza la punta. Ditemi voi se vi piace. Spero di sì. Ciao brava gente.